magari ti può piacere l'odore del tuo cane perché ti ci sei abituato, perché provi affetto per il tuo cane. E l'affetto, l'emozione trasmuta la percezione, mentre un'altra persona lo trova sgradevole, perché quindi l'amore cambia, l'amore ti cambia. Quindi se noi sappiamo generare emozioni, se noi sappiamo produrre emozioni, otterremo dei grandi risultati. Salutiamo anche Sissi, la nostra patella sullo scoglio. Quindi queste sono tutte cose fondamentali. L'importante è saper variare nella seduzione, saper cambiare, altrimenti farete l'effetto ruota del criceto. Non avete presente il criceto che continua a correre, ma resta sempre fermo, perché non sa cosa fare. Noi dobbiamo imparare, potremmo dire, ad addomesticare il caos. Cioè, in un mondo caotico noi dobbiamo... In un mondo caotico noi dobbiamo imparare attraverso le strategie, attraverso le interazioni, attraverso l'interdipendenza, noi dobbiamo imparare a raggiungere degli obiettivi. Le interazioni sociali sono caotiche, noi dobbiamo imparare a svilupparle, imparare a sviluppare la giusta mentalità. Se pensi di essere un super seduttore, una super seduttrice, devi tenere presente che probabilmente avrai possibilità di diventarlo, anche se non lo sei. Dobbiamo concentrarci su quelle che sono le nostre capacità, e dobbiamo potenziare al massimo le nostre capacità. Quindi l'autosuggestione è fondamentale. Quella, se noi siamo in grado di autosuggestionarci, saremo in grado di raggiungere dei risultati molto importanti. Questo è un punto fondamentale. Ad esempio, la prima pratica da seguire è quella dell'autosuggestione. L'autosuggestione è molto importante perché noi siamo esseri autosuggestionabili, dobbiamo imparare, salutiamo anche Crezzi, dobbiamo imparare a darci le giuste emozioni, un punto fondamentale. Come ho detto, abbiamo ancoraggi, abbiamo emozioni, abbiamo attenzione selettiva. L'innamoramento e il disinnamoramento è un qualcosa che noi possiamo imparare a gestire. Ovviamente le persone che vivono in un mare di insicurezze, che si focalizzano sui loro difetti, non riescono a valorizzare i loro pregi, avranno poche possibilità di ottenere dei risultati nella seduzione. La prima cosa che devi fare è praticare l'autosuggestione, quindi agire il come se, che quella poi è anche una legge, no? Una legge esoterica che viene chiamata... È una legge esoterica che viene chiamata legge di assunzione. La legge di assunzione è una legge molto importante, perché se noi agiamo come se fossimo già un seduttore, una seduttrice, come se già avessimo conquistato quella persona che ci interessa, avremo molte più probabilità di conquistarla, molte più probabilità di sedurla. E questo credo che sia un punto molto importante, credo che sia un punto fondamentale. Ovviamente dobbiamo anche tenere presente il nostro look, per dire, se tu sei, questa persona ti ha etichettato in un certo modo e ti invita al parcheggio del cimitero, se questa persona ti tratta dandoti le briciole, la prima cosa che tu devi fare è cambiare, perché devi andare a rompere quella vecchia immagine che avevi, quindi devi subito cambiare look, devi cambiare taglio di capelli, devi cambiare colore. Per le donne è più facile rispetto agli uomini. Gli uomini devono agire più sul non verbale, sull'atteggiamento, ma una donna che viene, come dire, considerata come una tromba amica da parcheggio del cimitero, gli vengono date le briciole, viene messa all'ultimo posto, la prima cosa che deve fare per rompere lo schema è rompere lo schema anche proprio da un punto di vista visivo, perché l'uomo è molto visivo. Quindi cambia il taglio di capelli, cambia il look, cambia l'abbigliamento, cambia il tuo atteggiamento, cambia le risposte che gli dai. Insomma, devi, perché come ho spiegato su questo canale ci sono anche i seminari di PNL, no? Che